Ciao, benvenuti a tutti. Oggi volevo riproporvi questo video che è di dimostrazione di pittura. E volevo riproporvelo spiegandovi un po' la tecnica. Qui ho proceduto facendo un disegno anche nel chiaroscuro su una carta da disegno, quindi non una carta d'acquarello, e sto dipingendo. Un bagnato su asciutto un asciutto su asciutto cioè per intenderci eh, la carta è asciutta e utilizzo un pennello mh, abbastanza scarico carico e anche abbastanza scarico quindi lavoro sia su, con un pennello bagnato che un po' asciutto per realizzare questo dipinto ci ho messo poco insomma 10 minuti eh, in tempo reale perché è una tecnica abbastanza veloce c'è una difficoltà in questa tecnica, sì, la difficoltà è la gestualità, cioè mh, la pennellata è molto evidente quando la carta è asciutta e quindi eh, bisogna eh, conoscere bene il pennello e come utilizzarlo. Il pennello noi lo possiamo utilizzare di punta, di piatto più sdraiato eh, di taglio cioè di lato più verticale eh, schiacciandolo eh, insomma in varie maniere anche andando contro il verso del pelo quindi sfrangiato in varie maniere picchiettato trascinato leccato sfumato a seconda di come viene utilizzato abbiamo un tipo di pennellata diversa. Qui sto prediligendo un pennello a fiamma perché con questo risulta essere più semplice creare il disegno. E quindi un tipo di grafica più lineare. E poi sto, sto lavorando soprattutto in modo anche piatto, schiacciato e trascinato. Questo mi aiuta a creare anche una fluidità perché c'è una bella chioma e quindi voglio rendere una, un, un movimento più fluido. E poi anche una pennellata che aiuta um, il soggetto che è quello del ritratto, quindi del volto, come dire un picchiettato in questo caso aiuta poco. Ecco. Sto procedendo con una pittura fina, come vedete, molto trasparente e vado di velatura poi c'è la questione della gestione della goccia la goccia noi possiamo lasciarla oppure toglierla io ogni tanto vedete la tolgo con anche con le dita e sfumo con le dita eh, il colore si può fare perché la carta è asciutta con la carta bagnata eh, si può sempre un po' sfaldare mh, la carta quando la si tocca con le dita mentre con la carta asciutta non è un problema e comunque la goccia si toglie anche con il pennello stesso ora procedo uh, con un pennello a ventaglio perché volevo vedere un po l'effetto se poteva piacermi ma non mi piaceva per fare lo sfondo e poi opto per un pennello piatto a lingua di gatto vedete la stesura è lenta ed è trascinata insomma per creare appunto lo sfondo e ogni pennellata è evidente sto usando un pennello abbastanza scarico non è proprio asciutto però insomma vedete non è molto carico qui poi c'è eh, schiacciando appunto si crea una goccia una colatura però in questo caso non mi serve e semplicemente vedete c'è cioè, utilizzo le dita per eh, toglierla semplicemente quindi vado a creare poi anche un'ombra che comunque lì c'è, quindi non, non la tolgo completamente. Quindi lavoro incorniciando adesso il volto con questo sfondo, mi serve proprio per creare una cornice. In questo caso la tonalità è un po' più scura rispetto a quella che ho utilizzato, ho utilizzato sul volto e quindi una tonalità un po' media. Vado direttamente quindi con una pittura un po' più carica e adesso faccio anche le ombreggiature. Vedete con la, la punta di pennello, pennello alla fiamma. Quindi vado proprio a disegnare e a giocare con la, con la goccia. Che però vedete, non c'è una colatura, quindi c'è una dose sempre minima di acqua nel pennello. Quindi lavoro più in economia con l'acqua in questo caso, ma è sempre un bagnato comunque. Sto dipingendo con la tavoletta in verticale, quindi in caduta, in modo tale da avere proprio il controllo della goccia, quindi evito proprio di creare la goccia. Prima comunque mi era, mi era, mi era venuta, però cerco di evitare il più possibile la goccia, quindi lavorare in economia con l'acqua. Il fatto di utilizzare la tavoletta in verticale aiuta molto il controllo in questo senso vedete che ogni tanto uso le dita non è veramente un problema la carta non si rovina minimamente in questo caso eh? in questo caso non c'è problema e poi il pennello lo utilizzo anche schiacciato di piatto vedete come lo schiaccio schiacciandolo ovviamente si allarga il ciuffo, il pelo e quindi la pennellata è più ampia questo aiuta anche l'economia della pennellata non farne troppe ma quelle giuste quelle necessarie spesso mi capita eh, di non vedere eh, questo utilizzo del pennello cioè semplicemente eh, schiacciarlo ok fino alla ghiera eh, quando è necessario ma si lavora sempre solo di punta quindi facendo una campitura con eh, più, più pennellate piccoline piuttosto che semplicemente schiacciarlo e fare un'ampia pennellata in realtà è meglio lavorare così, proprio per una questione di economia delle pennellate, è più facile creare anche un'armonia. Se non ci sono tantissime pennellate, ecco, è più armonico. Poi il, il segno. Io qui sto utilizzando comunque dei pennelli che non sono dei pennelli per acquarello, cioè non hanno un ciuffo morbido. Ma sono dei pennelli per la pittura critica. Ed è eh, non è un ciuffo duro, quindi un pelo duro, non è una setola. Ma è un, sono dei pennelli eh, sintetici, elastici. Quindi mi aiutano a, ad avere un controllo sulla pennellata proprio perché è grafica. Perché lavoro con un pennello che con in, in economia con l'acqua anche in, in asciutto per certi versi. Quindi è più utile utilizzare un, un pelo elastico piuttosto che un pelo morbido perché il pelo morbido si presta di più invece per le bagne, per i lavaggi, cosa che qui non abbiamo. Non sto utilizzando la tecnica del, eh, dei lavaggi, delle bagne. E quindi eh, il pennello con un ciuffo morbido... Eh, in questo caso non, non mi è utile, non è utile perché il pennello morbido invece si presta di più, scorre meglio quando c'è tanta acqua. In economia con l'acqua non scorre un granché, quindi mh, non è adatto. Quindi anche la scelta del tipo di pelo, in questo caso un sim classico sintetico per eh, questo pennello per la pittura d'olio, acrilica, insomma, eh, può andare benissimo, basta che non sia di setolatura. Cioè appunto di setola perché in italiano setola vuol dire pelo duro insomma basta che non sia di pelo duro ma un pelo più elastico e sintetico di solito insomma va più che bene per questo tipo di tecnica d'acquarello che è più grafica inoltre qui ho utilizzato solo tre colori il giallo limone il rosso e il turchese con questi poi ho fatto anche Uh, i marroni insomma miscelandoli insieme e gli arancioni appunto con il giallo e il rosso il giallo e il limone e il rosso quindi questo è un po' ehm, la scelta cromatica comunque molto minima di una tavolozza limitata insomma semplificata che mi permette di lavorare anche in questo modo molto bene e con il colore sia in modo armonico che poi anche velocemente. Ecco, questo è il dipinto finito. Avete visto, ho messo molto poco, è stata veloce l'esecuzione, anche perché sono andata in economia anche con le tonalità. Qui ci sono soltanto tre toni. Quindi è tutto molto più veloce. Questo è, insomma, il dipinto finito e devo dire che ne sono tuttora ancora molto soddisfatta. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao.